Bene ragazzi, qui Sal 24 Aereo, ci siamo tornati su Passaga TV in questo nuovo video. Come vedete dalla intro, una partita assurda ragazzi, anche come avete visto dal titolo, un solo M14 su città, round 44 addirittura, mamma mia ragazzi, avete visto che appunto è finita con un suicidio finale perché ero veramente stanco, quindi mi sono dovuto suicidare perché insomma erano già passate circa 4 ore, mi sembra appunto, ci ho messo 4 ore per fare questa partita. Utilizzando esclusivamente l'M14 appunto su città, sono riuscito ad arrivare al round 44. Comunque vi dico subito che la musica della intro, il titolo della canzone appunto della intro, si trova qui in descrizione, quindi per chi vuole, se vuole appunto, se vi piace questa canzone la può trovare qui sotto appunto in descrizione, che tra l'altro è anche la canzone della colonna sonora di Black Ops 1, quindi insomma. Mi piaceva appunto per dare l'idea, comunque sempre restare nell'ambito di Black Ops. Sì, vabbè, Black Ops 1 però, vabbè, piccoli dettagli, state zitti, non dite a nessuno, eh. Vabbè, scherzo, ovviamente. Niente, insomma, le regole. Quali sono le regole di questa sfida? Ovviamente utilizzare esclusivamente l'M14, al limite potete magari utilizzare, che ne so, se c'è uno zombie decapitato che vi viene incontro, ok, se utilizzate il coltello non muore nessuno, comunque ovviamente il coltello non si può utilizzare neanche nessun'altra arma, neanche le granate, addirittura io non ho mai usato la granata. Solo una volta, diciamo, perché stavo morendo, vabbè, dopo sono morto, ho utilizzato la pistola iniziale per sparare due colpi precisi, però vabbè, ho qualche piccola eccezione, va bene, basta che comunque non sia nulla di che, ecco, non è che mi mettete lì e prendete la Reagan dalla cassa, no, ovviamente no. Niente, poi che dire, diciamo, questa sfida ho preso ispirazione appunto per questa sfida da video di Cattivo Oratore appunto di Davide, che lui anche lui ha fatto un buon risultato, appunto ha fatto 37 round su città con oltre, mi sembra, 2000 uccisioni, se non sbaglio, 1000, mi sembra 2000, non vorrei dire una cazzata. Appunto, quindi anche lui, diciamo, ha fatto comunque veramente, ragazzi, dopo, cioè con l'M14 ci vuole un casino per ammazzare uno zombie, cioè io tipo con l'M14 modificato, come vedete anche qui round 41, cioè ci mettevo un'eternità per finirli, cioè veramente tanti tanti proiettili per ammazzare anche un singolo zombie, quindi se non vi veniva una nucleare comunque qualche bonus, ecco, era veramente dura fare la partita. Vabbè, parlando appunto della tattica che ho utilizzato, la tattica appunto è iniziare qui il round, come vedete il round 37 lo sto iniziando in questo punto, aspettare che spawnano i primi zombie, ecco vedete a sinistra c'è lo spawn. Guardare comunque che ci siano tutti gli zombie che non vi chiudano, ecco, il problema è quello, appunto essere in sincronia, comunque anticiparli di qualche secondo prima che loro spawnino, poi raggrupparli in questo punto e poi portarveli nella zona iniziale, per poi, ora appena vedrete nel video, non so, ora la sincronia comunque dovrebbe essere perfetta, dovrei farla perfetta, ecco, a questo punto qua. Voi gli sparate quanti più colpi potete, ovviamente dopo cambiate sempre con la pistola iniziale perché così almeno la mobilità è più veloce e riuscite appunto ad essere più veloci, quindi essere più veloci gli zombie, quindi prendervi più tempo per dopo sparargli con i colpi M14 eccetera. Ovviamente anche qui li raggruppate. Poi mi sembra che qui appunto è il pezzo dove vado a terra, ora più avanti andrò a terra qui. Perché appunto cambia lo spawn, infatti esce un instant kill, io li ammazzo tutti, dopo, ecco, lì, non so se l'avete visto, comunque c'era un instant kill lì che tra poco prenderò. Ammazzando tutti gli zombie lo spawn cambierà, quindi diciamo si spawneranno tutti subito in breve tempo, e diciamo questo mi fregherà appunto perché spawnando subito in breve tempo gli zombie mi chiuderanno appunto, infatti qua ora vedete che sì, qua è divertente ammazzarli tutti con un colpo, però dopo vedete quanti me ne arrivano, cavolo, è lì. È un casino perché, sì, forse riuscite ad ammazzarli, però dopo un po', ecco, vedete qua, ho dovuto sparare un colpo di pistola, no, due colpi, sì, due colpi esatti di pistola, gli unici due colpi che ho sparato, infatti non ho più sparato nulla. Ecco, qui vado a terra con due manate, attenzione, due manate, si va a terra, non si sa perché. Vabbè, forse la punizione perché ho sparato quei due colpi di pistola, ve lo dico io. Vabbè, non credo sia quello, ovviamente. Vabbè, qua poi dopo vado. Andate a prendere il Quick Revive subito, se ve ne sono rimasti, ovviamente, di Quick Revive. E dopo andate a prendere il Juggernaut scendendo da qui, stando attenti però che non ci siano zombie. Ecco, infatti stavo aspettando che passassero, ok. State attenti perché qui ovviamente
c'è dal rischio che con due manate ovviamente vi fanno il culetto, quindi vabbè, dopo prendete il Juggernaut molto tranquillamente e scendete. Io sono sceso da questa parte perché è più comodo, perché non volevo rischiare di fare lo stesso errore che ho fatto appunto da davanti. Vabbè, dopo comprate la maratona, scusate, stamina up, volevo dire, io la chiamo maratona perché mi piace chiamarlo così, perché insomma un po' ci assomiglia, c'è l'omino che corre nel disegnino del perk, quindi insomma, vabbè, piccoli dettagli. Poi una cosa importante, ecco, di questa strategia che non ho detto, è che la porta della banca, ovvero dove c'è la speed cola, va tenuta chiusa, perché così almeno gli zombie non vi arrivano da quel punto lì, e quindi sarete più facilitati a girare in questo punto, perché se no vi immaginate, vi arrivano anche gli zombie da dietro, da davanti, di lato, di sopra, di sotto, vi chiudono in tutte le maniere, insomma, ecco. Poi ecco, qui ho tentato di prendere la double tap, però ho rischiato molto che qua mi chiudessero. Infatti qua c'è da stare molto attenti quando andate a prendere la double tap. Infatti mi ricordo che al round 28 sono cascato e dopo non ho preso la double tap perché non volevo rischiare, però se non prendete la double tap praticamente gli zombie sono immortali. Infatti mi ricordo che quel round lì era infinito praticamente, cioè, forse è durato di più del 40 quel round lì, perché veramente era letteralmente infinito. Infatti poi qua ho preso subito la double tap senza aspettare, anche se comunque un po' si rischia di essere chiusi, sinceramente devo dire la verità, sì. Poi un'altra cosa che volevo dire è che appunto ho giocato sul locale, perché io sul giocatore singolo, se ci comincia a giocare, dopo mi fa o non mi fa giocare perché ci vuole il bitrate che sia sì, scusate, i kbyte superiori a 192, perché se c'hai 0 di kbyte non ti fa iniziare la partita, perché eccetera eccetera, che molti di voi lo sapranno, questa cosa qua del kbyte che deve essere superiore a 192, se non sbaglio, vorrei dire una cazzata, comunque mi sembra di sì. Appunto, quindi non mi fa giocare, oppure se mi fa giocare nei rari casi, perché io ho una connessione che è proprio invidiabile alle persone che stanno in Burundi, cioè proprio invidiabile, no, vabbè, senza offese per quelle persone, che magari ci sta anche, mi segue qualcuno da quelle parti, ecco. Appunto, quindi dicevo, cosa dicevo? Ah sì, la connessione, ecco, che sì, purtroppo io ho una connessione proprio brutta e quindi non, diciamo, gioco sul locale, perché almeno così lì non mi può mai cascare. L'unica pecca è che di questa partita sul locale è che appunto non me l'ha salvata nelle classifiche, quindi comunque non, diciamo, non compare in classifica. Però ovviamente a fine partita vi farò vedere che appunto era tutti i settaggi erano normali, originali, eccetera. Qui comunque vediamo l'ultimo pezzo prima del suicidio. Ah, vi ricordo un'altra cosa, che sempre in descrizione c'è il link del video che ho fatto cattivatore, dove è arrivato appunto al round 37, se vi va di guardarvelo, e qui in descrizione ovviamente, da cui tra l'altro questo sarebbe un video di risposta, ecco, diciamo tra virgolette ovviamente. Qua vabbè, poi qua ho deciso appunto di suicidarmi, vedete, faccio il giro, prendo la granata in mano. Finisce la partita. Quindi niente, ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito lasciate un bel like per farmi capire che il mio lavoro venga apprezzato. Ecco, perché veramente per fare la intro ci ho messo veramente tanto tempo, non sto scherzando. Spero appunto che vi sia piaciuta. Quindi niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella!